Eccoci a Taranto, quartiere San Vito, Viale Ionio. Siamo a pochi metri dalle scuole della Marina Militare. Ho al mio fianco la dottoressa Irene Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo. Beh, vedete tutta quest'area, questa strada che si estende dinanzi appunto ai nostri occhi fino in fondo, è stata rifatta, il manto stradale è stato risistemato, rifatto, tantissime le nostre insistenze affinché si arrivasse a questo, e qui, proprio qui, doveva essere realizzata una rotatoria per ovviamente per assicurare una maggiore sicurezza a pedoni e automobilisti e ciclisti ovviamente. I soldi, la somma pare sia stata stanziata, ma misteriosamente l'opera di realizzazione della rotatoria si è bloccata, anzi non è mai partita. Irene Lamanna, qual è il mistero della rotatoria di Viale Ionio a San Vito? Beh, Luigi, guarda, io purtroppo non ho la sfera di cristallo, ma sento... Nella posso creare. Però San Vito è un quartiere piccolo e la gente mormora, quindi quello che si racconta è di un personaggio del luogo che pare abbia necessità che per portare clienti alla sua attività ha necessità che le auto parcheggino in doppia fila, e qualora dovesse essere costruita la necessaria rotatoria, come in tutti i quartieri, questa attività ne trarrebbe pochi vantaggi. Ora, io posso comprendere la necessità economico-commerciale di commercianti o di residenti, però la vita viene prima di tutto, la sicurezza stradale. E voglio dire, la tua attività puoi anche spostarla, voglio dire, un po' più a destra, un po' più a sinistra, e rendere e quindi magari evitare di fare, questo è quello che si racconta, io prendo con le pinze quello che mi raccontano e lo racconto, però è veramente indegno vivere una situazione quasi stile mafioso, dove qualcuno impone che una determinata azione non debba essere fatta, e qui si ferma, ecco, l'amministrazione. Mentre parlavo c'erano dei cittadini che dal balcone facevano segni e concordavano su questo fatto, e il vero problema però a questo punto è verificare se, cioè, sarebbe assurdo che questi soldi illo tempore sono stati stanziati e poi l'opera non parte. Ecco, questo chiediamo all'amministrazione comunale di Taranto. Vogliamo sapere se verificare perché si sono bloccati questi lavori e se effettivamente c'è qualcuno, commerciante, cittadino, residente, che ha dei problemi su questa rotatoria, che magari avrà fatto anche una raccolta firme, una diffida scritta o magari semplicemente una telefonata, ha bloccato in questa maniera un servizio pubblico alla fine. Ripeto, sottolineo importante, che l'aspetto assurdo sarebbe il fatto che questi soldi sono stati stanziati, e se è vero che sono stati stanziati, cosa fanno? Ammuffiscono? Stanno sotto il mattone? I soldi stanno sotto il mattone e la rotatoria non viene realizzata? Non vogliamo scendere nel gossip, nel pettegolezzo, nelle ipotesi, vogliamo sapere la situazione di questa benedetta costruenda rotatoria. Quindi, sindaco, assessore ai lavori pubblici, aspettiamo risposte.